Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. In una conferenza stampa sulle valutazioni dell'EMA in relazione al vaccino anti-Covid-19 Vaxzevria di AstraZeneca, il presidente del CSS Franco Locatelli ha spiegato nel dettaglio la scelta dell'Italia, rassicurando anche coloro che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino. Ascoltiamolo. La posizione che è stata di fatto decisa dal Ministro dopo un confronto che ha coinvolto, oltre a noi tre, anche altre figure istituzionali, è stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età. Faccio un ultimo commento che riguarda la seconda somministrazione, perché è stato pure un elemento di valutazione e di riflessione molto attenta. Al momento non ci sono gli elementi per non considerare la somministrazione dello stesso vaccino, cioè del vaccino di AstraZeneca, in chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino, pur essendoci, e l'ho detto prima, un numero limitato di soggetti che hanno ricevuto una seconda dose, quindi essendo importante che vengano fatte ulteriori riflessioni una volta che i numeri vengano poi accumularsi, confermando questo tipo di indicazione piuttosto che considerando soluzioni alternative. Secondo l'ultimo bollettino riguardante il coronavirus in Italia sono 17.221 nuovi contagi su 362.162 tamponi processati, 487 i decessi nelle ultime 24 ore. Sono 3.663 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid-19, 20 unità in meno rispetto alla giornata di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 259, ieri invece 276. Nei reparti ordinari sono ricoverate 28.851 persone, 465 unità in meno rispetto a ieri. Aumentano i nuovi positivi, ma cala la curva dei contagi invece in Campania. Oggi il virus fa registrare 1.933 nuovi positivi su 21.180 tamponi molecolari esaminati, ben 575 in più rispetto a ieri, con 6.660 tamponi processati in più. In percentuale quindi significa che positivo è il 9,13% dei test, poco meno di ieri quando l'indice di contagio era al 9,35. Dei contagiati 1.361 sono asintomatici e 572 presentano i sintomi, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Ben 50 deceduti, di cui 32 nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, mentre 1.979 i guariti. Per quanto riguarda il report dei posti letto di terapia intensiva disponibili, che sono 656, occupati 148, mentre quelli di degenza disponibili restano sempre 3.160 ed occupati 1.605. Dichiarazioni forti quelli del ministro del turismo Massimo Garavaglia, che dichiara: il 2 giugno è la nostra festa nazionale, potrebbe essere una data delle riaperture per noi. Stiamo lavorando settore per dare date specifiche, diamo protocolli seri ma soprattutto le date. Al momento c'è un dibattito molto ideologico sulle riaperture, ma noi non siamo ideologici. C'è anche nei media una posizione uguale, non c'è il bianco o il nero. Dare solo segnali negativi è sbagliato perché l'economia vive anche di aspettative. Monitoriamo quindi settimana dopo settimana. Garavaglia ha poi aggiunto: l'anno scorso non sapevamo a cosa andassimo incontro, questa volta abbiamo l'esperienza dello scorso anno ma anche un piano vaccinale che sta procedendo molto bene. Lavoriamo al Green Pass che prevede tre condizioni: il vaccino, aver avuto il Covid o il tampone negativo. È un modello che sta già prendendo piede perché, ad esempio, conclude, ci sono già numerosi voli che procedono in questa maniera.
I report provenienti dalle associazioni provinciali consegnate al commissario dell'emergenza Covid Figliuolo evidenziano 500 farmacie tra Napoli e provincia che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla campagna di vaccinazione anti-Covid. L'obiettivo è consentire alla struttura commissariale di poter organizzare le vaccinazioni anche in farmacia. Resta solo la stesura di protocolli regionali. Abbiamo già avuto incontri molto proficui con i referenti della Regione Campania, con i quali c'è stata subito grande disponibilità operativa, rimodellando sulla campagna vaccinale le regole già sperimentate positivamente per poter eseguire tamponi anche in farmacia, in modo da rispettare il distanziamento sociale e la sicurezza dei cittadini. Commenta Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli. Noi siamo praticamente pronti, prosegue, a contribuire con migliaia di vaccinazioni al giorno. Il vaccino che dovremmo somministrare è quello Johnson & Johnson. Nelle nostre farmacie abbiamo già decine e decine di richieste al giorno, ma al momento non possiamo procedere con alcuna prenotazione in attesa di indicazioni precise. Speriamo solo, conclude, che il governo invii il giusto numero di vaccine e non accada, come ha opportunamente evidenziato il governatore Vincenzo De Luca, che in Campania arrivino quindi meno vaccini rispetto a tutta la cittadinanza. Dopo Qualiano, nell'area nord di Napoli, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, è partito il secondo centro regionale pubblico per la cura e l'assistenza dei bambini autistici. Una struttura moderna e d'avanguardia che ha visto nella mattinata odierna la visita del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ascoltiamo proprio un estratto delle sue parole sul programma vaccinale, con il grande traguardo della giornata odierna per la regione, che ha superato quota 1 milione di vaccini inoculati. Avete seguito come me la vicenda di AstraZeneca. Dal punto di vista della comunicazione pubblica che è stata fatta, siamo al disastro totale. Sotto i 50 anni, sopra i 50 anni, va bene, va male, i trombi, i controtrombi, l'ira di Dio. Ma si può gestire in questo modo una campagna di vaccinazione? Ma si può gestire in questo modo? E questo ovviamente si aggiunge al fatto che noi non abbiamo una certezza di programmazione a un mese, a due mesi. Come si programma una campagna vaccinale non sapendo quello che succede dopo 3 settimane, soprattutto quando devi somministrare la seconda dose al 21 giorno. Allora noi abbiamo l'obiettivo in Campania di immunizzare i nostri concittadini entro fine estate, inizio autunno. Questo significa che dobbiamo fare 9 milioni e 300 somministrazioni, perché dobbiamo vaccinare 4 milioni e 7 di nostri concittadini con la doppia dose. Vediamo se arriva Johnson & Johnson. Per adesso, di tutti gli impegni annunciati, la metà sono stati disattesi. Ci siamo permessi di anticipare un contratto con l'azienda produttrice Sputnik. Abbiamo ascoltato delle autentiche bestialità sul piano giuridico, sul piano istituzionale. Autentiche bestialità, veramente non è il caso neanche di parlare. Ho visto che adesso sta chiudendo l'accordo la Baviera, niente di meno, l'Austria, niente di meno. E noi, anziché chiamare i dirigenti di AIFA, voi dovete sapere che l'Agenzia Italiana di Controllo sul Farmaco ha la sua autonomia, non è obbligata ad aspettare l'EMA in caso di epidemia, quindi può procedere in piena autonomia. Anziché essere noi a sollecitare le case produttrici e a fare la verifica del vaccino, la Regione dice sì, no, fate la valutazione scientifica, ma fatela. E così, mentre per Pfizer, EMA e AIFA hanno autorizzato in 3 settimane, io mi ricordo, forse in 2 settimane addirittura, per quanto riguarda Sputnik, ma dico Sputnik per dire qualunque altro vaccino, passano i mesi e non si sa bene che diavolo stiamo aspettando. Perché sarebbe una cosa decisiva? Perché avere dei vaccini aggiuntivi rispetto ai 4 contrattualizzati dall'Europa, rispetto ai quali siamo obbligati, avere vaccini aggiuntivi rispetto a Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson ci consentirebbe di fare una vaccinazione in massa.
ci consentirebbe di parlare alle categorie economiche, cioè di trovare un punto di equilibrio fra tutela sanitaria ma necessità di mettere in piedi progressivamente l'economia, perché arriviamo al punto che la gente deve mangiare, occorre il pane. Conclusi i lavori di riqualificazione della chiesa trecentesca di San Pietro Martire a Corso Umberto I a Napoli. Interventi per 2 milioni di euro finanziati nell'ambito del grande progetto del Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO. Ascoltiamo i dettagli dai protagonisti. Possiamo restituire alla collettività una chiesa trecentesca come questa, tra l'altro situata in un punto strategico della città, vicino all'università, in un punto centralissimo, dove il grande progetto Centro Storico di Napoli segna un ulteriore passo in avanti, un ulteriore restauro completato e riguarda naturalmente, ecco, qui non solo la restituzione della navata e delle cappelle che vediamo, ma anche il conventino, anche il campanile, la facciata esterna che abbiamo terminato di realizzare già un anno fa e l'abbiamo già presentata alla città, un complesso lavoro di messa in sicurezza oltre che di restauro e di valorizzazione. E ancora un avanzamento sul piano del recupero dei beni, come dire, del patrimonio storico-artistico, ma che diventano beni della collettività, vengono restituiti, valorizzati, riconsegnati ed è un bel momento. Naturalmente tutto ciò accade anche con le difficoltà delle lavorazioni in un momento complesso quale quello della pandemia e questo fa sì che anche le lavorazioni debbano procedere con maggiore attenzione, ma noi continuiamo ad andare avanti, quindi si ringrazia naturalmente, ecco, tutti gli enti che hanno collaborato a questa realizzazione e anche i nostri uffici del Comune e le imprese che stanno dimostrando un'attenzione in un momento molto complicato. Torniamo a parlare di Covid, nuovo aggiornamento con il bollettino e dati diramati dall'ASL di Caserta in tutto il territorio di Terra di Lavoro. Certificati nel report di oggi, 8 aprile, 284 nuovi positivi a fronte di 2.971 tamponi processati per un tasso di incidenza pari al 9,5%. Sono 304 le persone guarite, si evidenzia anche la scomparsa di 15 cittadini in tutta la provincia. Nel saldo complessivo discesa di 35 persone contagiate sul territorio. Come singole città, Caserta fa registrare 604 casi attualmente positivi, seguita da Marcianise con 477 e Maddaloni con 452. Nuovi dati anche dalla piattaforma Sinfonia, l'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti al comune di Caserta resta costantemente al di sotto della media regionale. Per la settimana presa in esame dal 29 marzo al 4 aprile il valore è pari a 197,34, mentre il regionale 227,48. La percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni quindi si attesta all'8,12% rispetto all'11,31% regionale. Sono partiti i lavori per la realizzazione della condotta idrica del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ascoltiamo il punto e le parole del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Oltre ad annunciare con soddisfazione la fine di una vergogna, io credo che dobbiamo trarre poi alla fine di tutto anche un insegnamento, un'indicazione positiva da trasmettere. Cioè, l'attenzione a chi è in condizioni di maggiore debolezza e sofferenza deve essere parte di una strategia di governo, di una comunità. E la collaborazione, al di là dei ruoli, rispettando il ruolo di ciascuno, che sono ruoli anche diversi, come è giusto che sia, ma alla fine dietro ciascun ufficio pubblico c'è una foto alle spalle del titolare, poi cambia l'immagine perché il presidente ovviamente non è sempre lo stesso, ma quella foto, quella cornice significa che c'è qualcosa che questi uffici pubblici unisce. È un'idea di Stato, un'idea di comunità, che spesso viene smarrita o trascurata, ma che è la precondizione per poter vincere nel mondo di oggi le grandi prove, le grandi sfide, venivano ricordate, è inutile dirlo,
quelle che dobbiamo fronteggiare proprio in questo difficile periodo. Ebbene, questo spirito statuale di autorità, che non è autoritarismo, l'autoritarismo è un'altra cosa, a volte imporre l'idea con l'uso della forza e della coercizione, l'autorità e l'autorevolezza sono un'altra cosa, è il prestigio che si conquista in concreto agli occhi di una comunità, agli occhi dei cittadini. Forse un piccolo pezzo di prestigio in più con l'annuncio di questa mattina lo abbiamo meritato, grazie. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Cancello, supportati da una squadra di intervento operativo del 10° Reggimento Campania. È accaduto nelle prime ore del mattino, quando nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati predatori, i militari dell'Arma, nel transitare nella frazione di San Marco del comune di Santa Maria Vico, hanno intercettato e bloccato proprio la Fiat Punto sospetta con a bordo 4 persone. Che alla loro vista si erano sbarazzati di uno zaino lanciandolo dal finestrino. Lo stesso recuperato è risultato contenere attrezzi per lo smontaggio delle ruote di auto. I 4, un 44enne ed un 35enne del posto, insieme ad un 24enne di Rotondi e un 20enne di Paolisi in provincia di Benevento, tutti censurati per i reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimardelli e porto di oggetto atto ad offendere, nonché sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure di contenimento del Covid. A carico delle 2 persone residenti fuori provincia sono state avviate anche le procedure per l'emissione di un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Santa Maria Vico. Terminiamo come di consueto anche con lo sport e con il calcio. La Juve batte il Napoli 2-1 nel recupero della terza giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino. I gol: nel primo tempo Cristiano Ronaldo al 13°, nel secondo tempo Dybala ne è entrato al 28° e Lorenzo Insigne sul rigore all'ultimo respiro. Partita vivace, occasione da ambo le parti, con gli angoli a favore del Napoli, ma il risultato resta saldamente nelle mani dei bianconeri in cerca di riscatto dopo le ultime prestazioni più che deludenti e la panchina di Pirlo in bilico. Per gli uomini di Gattuso una battuta d'arresto nella corsa alla Champions, per quelli di Pirlo invece una grande soddisfazione poiché agguantano in solitaria il terzo posto in classifica. Soddisfatto proprio il tecnico bianconero in conferenza stampa, mentre il Napoli resta in silenzio stampa. Era importante la vittoria per riportare autostima nella squadra dopo prestazioni non brillanti, dichiara. C'era da riprendere la marcia nello scontro diretto contro il Napoli, dovevamo fare questo tipo di partite e di risultato. Il forcing finale degli azzurri? Normale, un po' di sofferenza ci sta, ma siamo stati bravi. Loro hanno messo tanti attaccanti, portando tanti giocatori in fase offensiva, ma ci può fare anche bene. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi in prima serata alle 21:30, un nuovo appuntamento di 30 minuti con. Buona serata e alla prossima!